Come ti chiami? Hillary. Chiara. Stefano. Giulia. Qual è il tuo nome d'arte? Hillary. Figlia Chiara. Chi è che non può conoscere figlia Chiara? Il mio nome d'arte è un nome particolare che... Stefano, sempre Stefano. Mamma mia, che particolarità! Ragazzi, a me da un anno e qualche mese a questa parte mi chiamano tutti Mamma Giulia. Quanti anni hai? 5, 7. Allora, se no 3. Va, 33. Vabbè ragazzi, io l'ultimo anno da ventenne, quest'anno 29 e i prossimi sono 30. Qual è il giorno del tuo compleanno? 28 maggio, a settembre. È il giorno mio compleanno, è il giorno più bello dell'anno, perché ho deciso così. È il giorno più bello dell'anno, è il 10 febbraio. Dove ci sta scritto che è il giorno più bello dell'anno? Ho deciso così oggi, adesso. Fa freddo, è sempre brutto febbraio. C'è la neve. Il più bello è il mio, 6 agosto e siamo in un'estate piena. E ragazzi, Chiara, il suo è più bello dell'anno. Vabbè, ma che te lo dica fa, andiamo va. Da dove vieni? Da Roma, da casa mia che... Da allora vengo dal bagno perché me la sto facendo sotto, quindi vengo dal bagno, sono entrato in salone e sto facendo un'intervista. Chiara, veniamo da casa mia, quindi da casa di Chiara, da casa mia, da casa nostra, insomma. Qual è il tuo cibo preferito? Il McDonald's. Risotto! Il mio preferito, il mio cibo preferito è tutto quello che mangia Hillary, perché mi piace rubare le cose dentro al piatto di Hillary, quindi tutto quello che mangio le mangio pure io. Nutella, vivere in un mondo di Nutella. Nutella pranzo, Nutella cena, Nutella colazione, tutto il giorno Nutella. Cosa fai nella vita? I video, l'influencer. Faccio i video su YouTube, i video su TikTok, i video su i video. La YouTuber? Vabbè, Chiara, influencer. Vabbè, YouTuber, vabbè, niente, passiamoci sopra. Qual è il tuo film preferito? Le contro dei film, La vendetta e il signoresse. Tubo. Sicuramente il gladiatore, quando lui prende la spada e fa al mio segnale, seguitemi, sarete ranghi! Molto semplice. Ed è Sarkan, canale 5, tutti i pomeriggi alle ore 17:20. Ciao ragazzi, amore puro. Sei iscritto al canale di Mamma Giulia e figlia Chiara? Ovvio. Sì! Ah, infatti, chi non l'ha ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivare la campanella e lasciate un like. Sì. E mo ti voglio vedere. Sei iscritto? Sei... Certo che siamo iscritti! Anche Hillary è iscritto, cioè, perché Hillary guarda tutto il giorno Mamma Giulia e figlia Chiara, quindi anche io dovete mandare tutto il giorno Mamma Giulia e figlia Chiara, la mattina, il pomeriggio, la sera, la notte, il pomeriggio, la mattina, la sera, la notte, tutto il giorno. Guardi i video di Hillary e Stefano? Sì! Sì. Beh certo ragazzi, ovvio, come si fa a non guardare Hillary? Qual è il ricordo più bello della tua vita? E quando faccio sempre scherzi papà. Io quando ho ballato con Capetaggio i TikTok. Sicuramente quando è nata, metta qui sotto. Il ricordo più bello, allora, erano le 9 di sera, questo ve lo devo raccontare. Avevamo fatto anche un TikTok, ma ragazzi, sarebbe epocale farvelo vedere, ma purtroppo non ce l'ho più. Allora, alle 9 di sera, Chiara già dormiva. Decisi di prendere una bella penna verde e di fargli un sacco di puntini all'interno del viso. Lei non se n'era accorta perché continuava a dormire. Poi, l'indomani mattina, quando se n'è accorta, ragazzi, si è arrabbiata tantissimo e voi non potete capire, me l'ha menata per 2 ore perché i puntini non se ne sono andati via col sapone e lei è stata tutto il giorno con i puntini. Cioè, il mio ricordo più bello. Ragazzi, gli ho fatto tutti i puntini. Vediamo domani mattina quando si sveglia. Cosa dice? Chiara, ma cosa hai in viso? Guardati allo specchio. Che cosa? Non lo so, Chiara. No, che cavolo è? Guardami. Mamma! Scherzo riuscito, check!
Qual è lo scherzo più bello? Ho messo la scossa a papà e è venuto così quando ho camminato. Boom! Cado per terra e dovevo andare all'ospedale. Quando io ho spaccato la televisione. Sicuramente quando ho fatto la voce di Topolino a Ilari, ma Ilari credeva che stava parlando con la televisione, ma invece in verità ero io dietro la televisione che facevo Topolino, quindi Ilari pensava che parlava con lui. Vabbè, ve lo faccio vedere, facciamo prima. Ilari! Vedi davanti alla televisione! Sei brutta proprio, eh! È molto più bella Minnie! No, non è Minnie, tutte e due! Allora mettiti seduta per terra! Ma sei proprio brutta! No, io non so tutto! Lo strumentovolo di oggi, lo sai qual è? Sì! Lo strumentovolo di oggi è la cacca che hai fatto tu! Allora, lo scherzo più bello è stato quando gli ho fatto credere a Chiara di essere bocciata, quindi se... vuoi andarla a sbirciare, te la lascio qui e così vai a darci un'occhiata. Sei innamorato? Sono innamorato di una persona alta circa 1,10 m circa. Vabbè, sempre questa qui sotto, sempre Ilari. Scontato, ragazzi, scontato. Abbiamo capito che la mi follemente, anche io amo i miei figli. Però ho papà Antonio nella mia vita da ben 13 anni. Cosa odi di più nelle persone? Io odio quando papà si arrabbia, non quando fanno gli antipatici. E la cosa che odio di più è quando sicuramente quando parlano tanto, parlano e tu non capisci quello che dicono loro, continuano, parlano. Mi ricorda un po' qualcuno qui vicino, quando parlano tanto. La falsità e l'incoerenza. Qual è il tuo programma televisivo preferito? Harry Potter, ovvio. Le rivoli c'hanno. Faremo sì Harry Potter, quindi. Harry Potter, cacca. aspetta, l'avevo detto. Le rivoli c'hanno. Televisione, a me piace vedere moltissimo i video su YouTube. Specialmente i video dove ci sono dei mostri che fanno delle battaglie, delle cose, delle challenge in cui poi si mangia. Non lo dico più. Ma ti spaventi della tua stessa ombra. Programma preferito? Ce ne sono parecchi. Se stessi qua a dirvelo, fino a domani saremo lì. E il programma preferito è Mamma Giulia, figlia Chiara. Cosa ti piace di Ilari? Allora, di Ilari mi piace che è molto simpatica, che canta bene, canta bene, che sa dire le barzellette. L'altro giorno mi raccontava una barzelletta che diceva: un bambino si sbuccia un ginocchio, se lo mangia. A me ha fatto bene. Tutto amo di Ilari, il suo modo di parlare, il suo modo di ridere, il modo di guardare, tutto, come si fa una malla. Cosa ti piace di figlia Chiara? Mi piace la voce, poi mi piace come si veste. I capelli e le sue mollette. Chi? Chi è figlia Chiara? Oh, scherzavo. Mamma mia, sto scherzando, è una battuta. Di figlia Chiara mi piace tutto, proprio tutto. Lei è intelligente, simpatica, sembra che c'ha... Scusa. Rompiscatole ogni tanto. Sembra che ha 114 anni perché ragiona con una bambina grandissima. Infatti per me è più grande, per me non ha 7-8 anni, mentre c'è tipo 40-45. Ti svelo un segreto, Chiara non è 33, è l'anticristo. Chiara, non te la prendere, eh? Ti amo. Qual è il tuo vestito preferito? Il vestito con la gonna e poi pantaloni stretti raghi neri, maglietta al collo alto bianco e giubbottino nero e rosa. Il mio vestito preferito è quando mi metto, ho un vestitino così un po' attillato, tipo leopardato, con una manica qua, e poi vado in giro a fare tipo danza! Mi piace quando faccio così. Pigiama. Amo follemente il pigiama. Io uscirei in pigiama, però poi... E chi mi guarda? Fai una faccia strana. Cosa vorresti fare da grande? Voglio fare la dottoressa dei cagnolini.
parrucchiera e disegnatrice. Da grande vuole fare lo youtuber, cioè fare i video con Ilari, e poi vuole fare anche il pompiere, poi vuole fare l'idraulico, poi l'elettricista, il fornaio, il panettiere, il... boh, non lo so. Allora, diciamo che da grande ci penserò da grande. Qual è il tuo passatempo preferito? Mi piace... vabbè, con l'estate mi piace riguardarmi sullo sdraio, però non so se... vabbè, sull'ombra. Disegnare e... scrivere! Il passatempo preferito è allora, giocare a calcio, giocare a tennis, giocare a basket, guardare... Ma se ieri sera mi hai detto che il passatempo preferito era stare con mamma Giulia e figlia Chiara, ma sei bugiardo, eh! Cioè, proprio incoerente! Qual è il tuo cantante preferito? Il mio cantante preferito è Sofì. Certe, ferma nella gente, siamo sulle giostre. Sei comunque vale pure il mentre, guardiamo le lancette. Vabbè, fine, basta, stop. Ne ho tanti preferiti, però quello preferito mio è Ilari quando canta Jingle Bell. Jingle Bell, Jingle All the Way. E cantante preferito... Chiara, lo dico, Corinna. Come canta Corinna, come mi fa impazzire. Qual è la tua più grande paura? Ragni e serpenti, ragni e serpenti, possiamo fare una canzone? Io! Insieme! Io, serpenti, ragni, il buio, poi tutti gli animali. La mia più grande paura? Paura. Quando vedo mamma Giulia mi mette paura, proprio la voglio più vedere. Basta, non c'è niente da ridere. Qual è il tuo saluto iniziale? Visto? No. Ok. Ciao a tutti macchiette e macchiettine e benvenuti in questo nuovo vlog. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Stefano e Ilari. Ciao a tutti macchiette e ma... no, no. Ciao a tutti amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Stefano e lei è Ilari. E il mio è classico. Ciao a tutti macchiette e macchiettine e benvenuti in questo nuovo video. Io sono mamma Giulia. Salutate. Ciao. Meno male, finita. Lui. Ciao. Ciao a tutti. Meno male, non è arrivato solo di quello. Ciao. Ma dovevo continuare?